Stanco di essere una persona coglione? Sì. Stanco di essere una persona qualunque? Sì. Stanco di fare un lavoro qualunque? Sì. Non sai fare niente ma vorresti essere considerato qualunque? Beh! Sì. Benvenuto in questo corso su come diventare un artista senza saper fare un cazzo. Benvenuto in questo corso su come diventare un coglione senza saper fare niente. Approfitta della superficialità della gente e seguendo questi semplici passi verrai considerato un artista affascinante e maledetto. Evviva! 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 Primo passo, vestiti come un coglione. Mettiti qualcosa di eccentrico, un cappello strano, un cappello strano, degli occhiali finti, fiali. Può andare bene anche una sciarpetta d'estate. Ma così la gente mi fisserà sempre. Ti fisserà sempre, penserà. Quello sì, che deve essere un coglione. Primo passo, vestiti come un nazista. È fondamentale che la gente capisca che tu sia un nazista. Mettiti qualcosa di eccentrico, un cappello strano, degli occhiali finti, e se vuoi sembrare impegnato, può andare bene anche una sciarpetta d'estate. Dio porco... Più sei artisticamente incapace e più devi compensare questa mancanza diventando appariscente. Ma così la gente mi scoprirà sempre. Penserà, quello sì, che deve essere un artista, razzista. Se per sbaglio ti capita realmente di cimentarti in un cazzo, sbandieralo al mondo intero. Quando fuori piove non c'è niente di meglio che scoprire la mia chitarra e la mia chitarra sto scoprando per voi. Bravissimo, ci ho quasi creduto, sai? Secondo passo, ficcati un palo in culo. Bravissimo! Che differenza c'è tra un coglione ricco e un coglione povero? Che un coglione ricco e un coglione ricco e un coglione povero e un coglione povero? Viva! La finca... Ma come faccio a diventare un coglione per davvero? Potresti cominciare creando realmente qualunque.